Caltanissetta, prima tappa del Giro E 2020, l'unico evento al mondo dedicato alle biciclette a pedalata assistita. La corsa ha avuto inizio questa mattina a Caltanissetta, 20 tappe che attraverseranno l'Italia e le sue bellezze naturali, pianure, colline, montagne dal sud al nord Italia. Il Giro E consente di vivere le emozioni e i percorsi riservati ai ciclisti professionisti come quelli che si giocano il podio del Giro d'Italia. Prima tappa nazionale del Giro E 2020 vede protagonista la Sicilia per la seconda volta su tre edizioni. La gara ha preso il via con la Caltanissetta Agrigento, si parte con 72 chilometri ricchi di saliscendi e un arrivo in leggera salita nella cittadina di Agrigento. Il ciclismo su strada è passione, la stessa di chi ama la e-bike. Partenza alle 9:30 da Piazza Garibaldi di Caltanissetta, ha percorso via Maddalena Calafato, via Rosso di San Secondo, viale della Regione e via Luigi Monaco. In piazza Garibaldi a Caltanissetta è stato allestito il villaggio del Giro con il palco firme. Ma sentiamo il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino. Siamo qua in piazza Garibaldi, oggi parte da Caltanissetta il Giro E. Il Giro E è il giro a pedalata assistita, praticamente girerà l'Italia insieme al giro muscolare. Le tappe coincideranno, infatti oggi il giro muscolare parte da Alcamo e va da Agrigento e noi, il Giro E parte da Caltanissetta e ha lo stesso traguardo da Agrigento. Per noi è importante avere qui il Giro E perché noi andiamo avanti da un punto di vista della mobilità sostenibile. Stiamo redigendo il piano urbano per la mobilità sostenibile e tutto andiamo a fare in questa direzione, per cui per noi è importante non tanto come evento sportivo, ma come evento di divulgazione della pedalata assistita che nelle nostre intenzioni deve andare a sostituire l'automobile. Per cui noi abbiamo questo grande progetto e soprattutto da un punto di vista turistico all'interno di tutto il circuito della provincia, per noi è importante muoversi con le bici elettriche. È presente una delle squadre, è la squadra dell'ENIT, dell'Ente Nazionale del Turismo, e all'interno della squadra ci sono anche dei tour operator. Per noi la visibilità della nostra città è questa qui. Vogliamo fare un turismo di tipo diverso, non quello con i pullman da 50 posti, ma quello con le piccole realtà di movimento che ci danno la possibilità di fare conoscere il nostro territorio alla perfezione. Oggi siamo qui in questa splendida cornice di Caltanissetta per la prima tappa del Giro E. È un evento che si svolge con i bike, quindi biciclette pedalata assistita, che ripercorre lo stesso percorso del Giro d'Italia per tutta la durata del giro. Oggi arriveremo ad Agrigento sotto l'arco del traguardo, dove poi passeranno anche i professionisti. 7 team in gara, ogni team è composto da 6 persone. Durante il percorso ci saranno delle prove di regolarità, delle prove speciali e poi c'è uno sprint anche all'arrivo. È un evento nuovo, un evento che piace e soprattutto un evento che vuole promuovere la mobilità sostenibile come mezzi alternativi per poter consentire a persone di riprendere il gusto di andare in bicicletta, di non utilizzare più auto e moto e quindi di essere anche meno inquinanti e creare una città più vivibile. Siamo qui alla partenza di questo Giro E che partirà da Caltanissetta, quindi insomma. Per me è una nuova esperienza, dopo 15 giri d'Italia e dopo 10 anni dal momento in cui ho appeso la bici al chiodo, ritorno un po' in carovana con questa nuova esperienza, questa esperienza di bici elettrica, di mobilità sostenibile. Speriamo insomma veramente di portare un po' di allegria, un po' di ciclismo in tutte le città.